Sto facendo un film. Anzi, è una vita che sto facendo un film. Ecco, ero solo un bimbo e volevo sempre fare un film. 20 marzo 2020. Siamo prigionieri in casa e sembra un film. Le pellicole, l'odore che avevano. Arrivare di corsa a casa da scuola e chiedere se il postino avesse portato quella busta gialla. La pellicola Super 8 sviluppata. E poi la piccola moviola, lo scotch, le bestemmie se non andava bene qualcosa. Ma poi si diceva, andrà tutto bene. E stavamo facendo un film. Ogni giorno a scuola capitava di distrarsi, perché gli occhi di quella bimba così bella che guardavo erano l'inquadratura del mio film. Ma non era mica semplice convincere le ragazze a venire con noi, gli sfigati con la cinepresa. Se scrivi una storia, non metterci la scena del bacio. Tanto non vengono le ragazze a fare la scena del bacio. Pensare che io ci avrei messo la scena di nudo, quella con le tette. Invece un giorno arrivò la paura assoluta. C'era uno spot pubblicitario in televisione, dove attorno alle persone appariva un alone blu. Si chiamava AIDS, un virus, la paura. E ci dissero, niente sarà più come prima. Il protagonista del mio film chiede a una prostituta se gli fa una cosa con la bocca. Sì, come Linda Lovelace, hai presente? Scordatelo, non si vedranno mai più queste cose. Figuriamoci i baci nei nostri piccoli film. La paura. Il tempo che cancella tante cose e io continuo a fare un film. È il film di mio figlio che nasce nell'estate del 2001. Con lui nel passeggino, davanti alla televisione vedo due torri crollare e la scritta sotto attacco. Paura assoluta. La guerra in casa, il bimbo nato da poco. In che mondo? Niente sarà più come prima. Andrà tutto bene. Il mondo come non l'avete visto finora. Andrà tutto bene. Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. E tu che stai facendo? Sto facendo un film. Come quando mi mandarono a lavorare, perché la famiglia era povera, onesta e dignitosa. Mi distraevo e cadevano le mattonelle in terra. Non potevo farci niente perché era più forte di me. Io, nella testa, stavo facendo un film. Il mio film. Che non si è mai fermato. Nemmeno l'emergenza mondiale lo ferma, anzi. Bimbo con le tue pellicole, stai tranquillo che io sarò come Mr. Wolf e ti risolverò anche questa paura. Farò qualcosa che ti faccia ridere, perché non è certo con i musi lunghi che si vince. C'è chi sta morendo, chi lotta in prima linea, chi si lamenta, chi soffoca il dolore e chi urla al cielo. E io che faccio? Io sto facendo un film.